abbiamo una cosa che anche questa molto attesa, sempre un altro libro che esce martedì, ma soprattutto succede un'altra cosa. Cioè, voi sapete chi è Erin Doom? Erin Doom è lo pseudonimo di una scrittrice italiana di straordinario successo, soprattutto fra i giovani. Il suo romanzo, Fabbricante di lacrime, che è questo qui, è uscito nel 2022 e oggi ha venduto oltre 500.000 di copie, 500.000 copie. Poi ha fatto un secondo libro, sempre l'anno scorso, Nel modo in cui cade la neve, siamo a 200.000 copie, 700.000 copie comunque in un anno, e di fatto, come dire, un numero di lettori smisurato, ma di lei si conoscono pochissimi dettagli, perché non si è mai svelata. È un mistero, Erin Doom, non si sa chi sia. I lettori sanno che si chiama Matilde, ma non sanno nient'altro. Ha cominciato a pubblicare sulle piattaforme i suoi libri, a pubblicare dei capitoli, e mano a mano è cresciuta secondo quello che oggi appunto è in grado di fare l'editoria in qualche modo, si può ottenere addirittura così, e poco per volta la piattaforma appunto ha creato seguaci. Io vorrei farvi vedere questo video per farvi capire meglio questo fenomeno, e poi c'è una sorpresa. E parliamo ora del caso letterario dell'anno, la storia di una ragazza che, nascondendosi da tutti, è diventata l'autrice del libro più venduto in Italia del 2022. L'Elena Ferrante dei giovani. La vendita dei romanzi d'amore è triplicata nel 2022, dei numeri prodigiosi. Un successo che ci dice molto di come il fenomeno BookTok, ovvero il passaparola dei libri su TikTok, abbia ribaltato le regole dell'editoria. Prima il trionfo con il self-publishing sulla piattaforma di lettura Wattpad e solo dopo la pubblicazione con la casa editrice Salani. Dal punto di vista della storia che racconta, c'è qualcosa che assomiglia e che ricorda anche Cime tempestose. Quando ripetiamo anche un po' stancamente la formula "i giovani non leggono", non ci rendiamo conto che il caso di Erin Doom, per esempio, è proprio la smentita. Io andrò avanti e condividerò le mie storie con chiunque abbia voglia di ascoltarle. Voi non potete immaginare l'attesa e il desiderio che c'è di tutti i suoi lettori per conoscere questo fenomeno nato su Wattpad, nato appunto con la piattaforma, e questa sera Erin Doom ha deciso di svelarsi. Ha deciso di farlo a che tempo che fa, ne sono molto piacere, e dunque io la chiamo solo per nome perché nessuno sa nient'altro di lei, Matilde Erin Doom. Eccola qua! Ciao Fabio! Lei è Erin Doom! Questi sono i tuoi fan, guarda, guarda! Però non devi tremare, no, stai no. Tranquilla, adesso no, si trema anche di felicità. Adesso siediti, fai mi siedo, siediti. Mi Mike Buongiorno diceva: vuoi un bicchiere d'acqua? Vuoi un bicchiere d'acqua? No, sto bene, no. Sto bene. Allora, accomodati qua. Dunque, BookTok, abbiamo detto come è iniziato, ma in realtà l'idea tua è stata quella di conservare l'anonimato sino a stasera. Cioè, nessuno sapeva chi eri. Sì. Tra l'altro, siamo sicuri che tu sei tu, no? Perché appunto sei... No, perché magari Elena Ferrante, io non lo so, cioè nel senso che ne so. No, siccome nessuno ti ha mai visto, no, siamo sicuri? Sì. Cioè, lo giuri, sei tu, Erin. Sono io. Matilde. Sì. Poi il cognome non si sa. No, non lo diciamo, no? No, l'anonimato, sì, tanto tutti quelli che ti stanno guardando. Ma quella era la mia compagna di banco, era la... Cioè, vabbè, quindi, dura un secondo. Comunque, questa scelta dell'anonimato, raccontaci tutto. Allora... E faccio una piccola premessa. Io sono sempre stata una persona molto, molto, molto introversa, molto riservata, molto schiva. Quindi, diciamo, quando ho iniziato questo percorso, ho scelto uno pseudonimo e l'anonimato per, diciamo, vivermelo nella maniera più confacente alla mia indole. E chiaramente, però,
l'anonimato per me è stato un compromesso, perché nonostante fosse una mia scelta, una mia decisione, tante volte ho sentito che mi stavo perdendo qualcosa, una parte molto importante c'era di tutto questo. Con i lettori, sì. Insomma, anche sì. Il piacere legittimo, no? di dire grazie a quelli che, sì. che ti leggono. Quelli... Sì, assolutamente, di poterli incontrare, di poterli conoscere, ed era una parte molto significativa di tutto questo. Ma scusa, ma tu sei mai entrata nelle librerie a vedere gli altri che compravano il tuo libro? Non ho mai visto nessuno con il mio libro in mano. Ok. Quindi, ma, è tutto... quindi è tutto da scoprire? Eh sì. Quindi però ti è chiara l'amore che hanno per te i tuoi lettori? Sì, o ancora sì. No? Ma è un po' difficile da realizzare, perché non avendo mai toccato di presenze con mano in maniera concreta questa cosa, e realizzarlo non è proprio facilissimo. Ok, ma però una volta sei andata alla Salone del Libro a Torino? Sì, sono rimasta chiusa fuori dal mio stesso evento. Cioè non ti hanno fatto entrare? No. Non c'era posto? No, praticamente c'era l'anno scorso sono andata al Salone, insomma nessuno sapeva che aspetto avessi. Quindi sono andata lì in veste di spettatrice, di lettrice, quindi è stato bellissimo perché ero con mie due colleghe scrittrici. E vedevo tutte le ragazzine che le fermavano e c'era questo evento a un padiglione. Evento era in Doom? Evento, sì, diciamo sul fenomeno del book talk e sul caso di Erin, quindi il tema era questo. Io avevo scritto... tu, stavano parlando di te, ma tu non sei entrata. No, è che io avevo scritto una lettera apposta, no? Quindi il mio caporedattore l'avrebbe letta davanti a tutti. Noi arriviamo lì e c'era un... personale della sicurezza lì, faccio scusi, possiamo entrare per favore? E lui, no, guarda, è tutto pieno. E io, ok, va bene, grazie. Quindi niente. Senti, eri in Doom, da dove arriva lo pseudonimo che hai scelto? Erin è un nome di origine irlandese che è collegato, diciamo, a concetti molto importanti tipo libertà, natura, spazi aperti, quindi valori per me molto importanti. Doom invece mi piaceva l'ambivalenza, perché in inglese significa sia destino che condanna. Certo. E quindi mi piace pensare che in ogni cosa, a seconda di come noi ci rapportiamo ad essa e come ce la viviamo, ha sia comunque un'accezione negativa che positiva in ogni singola cosa. Senti, e adesso quali sono i tuoi sentimenti? Come ti senti in questo momento, proprio in questo istante? Che sentimenti hai? La tachicardia. Però sei anche un po'... ti senti un po' sollevata? Non lo so. Cioè, non lo sai ancora? Sono molto emozionata, quindi... Ma che carina, ragazzi, però, che meraviglia. Tu, in realtà... Ma neanche i tuoi genitori sapevano che eri tu. Dunque, l'hanno scoperto tardi. Cioè, non gliel'hai detto? Cioè, io un giorno sono arrivata col libro e faccio, questo l'ho scritto io. E quindi dopo l'hanno scoperto. Ma perché prima cosa dicevi? Prima io ho iniziato a scrivere durante l'università. Ah, quindi facevi finta di studiare? Quindi io facevo... io studiavo e poi la notte facevo gli appunti al computer. Quindi tu sei laureata in giurisprudenza, sì. quindi facendo finta di studiare, però il fatto di esserti svelata adesso almeno renderai i tuoi genitori liberi, orgogliosi di poter dire che sono i tuoi genitori. Non devono più mantenere il segreto, quindi perché sono sollevati anche loro. Quanti sapevano chi eri veramente? Chi è che conosceva la tua identità? Ma la mia famiglia e le mie più care amiche. Quante persone in tutto, secondo te? Sono più o meno 7. Ragazzi, ma è incredibile, ma vi rendete conto? Cioè, che cos'è questa sera per lei? È un disvelamento assoluto. Senti, e adesso succede una cosa. Cosa dicevano i tuoi genitori quando studiavi la sera? Loro dicevano che brava, che brava. Studia. Ma stai ancora studiando, ma dai, ma vai a dormire. E io, siccome durante il giorno studiavo, perché dedicavo chiaramente la priorità allo studio, mi ritrovavo a scrivere di notte. E quindi loro mi vedevano lì che al computer e dicevano che brava, che scrive tutti quegli appunti. Sei tratto dal tuo primo libro, Fabbricante di Lacrime, adesso stanno girando un film per la regia di Alessandro Genovesi. Tu sei stata sul set? Allora, io sono stata sul set, però sì. Anche lì, dunque, non potevo dire che ero io, no? Cioè, non ti sei presentata? No, io mi hanno presentata come se fossi la stagista dell'ufficio marketing della casa editrice. Beh, ma ragazzi, ma pensa quindi, stasera...
Stasera c'è... Però scusa, nelle librerie facevi dei firmacopie o no? Negli sgabuzzini. Cioè ti nascondevano? Sì, sì, andavo giù per quelle scale che fanno molta paura, dove ci sono gli scatoloni. Io andavo lì con l'occhiale, il cappello, e poi firmavo... Svanivi come... Magari, ma è una cosa, una spy story meravigliosa, è un libro nel libro questo. E a proposito di libro nel libro, martedì prossimo, sempre per Magazzini Salani, uscirà l'attesissimo, io guardate, io ho una figlia che è una sua fan, mia figlia Caterina sa tutto, 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 quindi sono praticamente della famiglia, guarda, tua, eccolo qua, uscirà per Magazzini Salani Stigma, il nuovo romanzo di Erin Doom, eccolo qua, ve lo mostro. La grande notizia è che per questo libro, per questa uscita, tu farai degli incontri con i tuoi lettori. Sì, finalmente. Cioè, li vedrai, sarà una meraviglia, sarà un'emozione incredibile. Incomincerai proprio dopodomani a Milano alle 17:30 al The Space Cinema di Milano. E possiamo dire, sarò io a presentarti, sì, dopodomani, quindi ci sarò io con te. E poi sarai mercoledì 17 alle 20 alla Feltrinelli di Viale Appia a Roma e sabato 27 maggio alle 15 al Mondadori Megastore di Marcianise in provincia di Caserta e poi domenica 28 alle 16 alla libreria Ubic di San Giovanni La Punta, Catania. Queste, esatto, sono le prime date, esatto, in cui incontrerai i tuoi lettori. Allora, questo è Stigma, ci puoi dire qualcosa della trama? Io Stigma so, io l'ho letto, io so perché si chiama Stigma, ma siccome si scopre a metà non ve lo svelo. No spoiler. Non spoilero, come dite voi giovani. Di tu qualcosa però di questo libro che introduce, diciamo, il lettore all'interno di un club che si chiama Milagros. Sì. Dove accadono delle cose. Delle cose, sì. Dove si incontrano due persone soprattutto. Esatto. Beh, diciamo che Stigma nasce molti anni fa, quindi è una storia che ha trovato la sua maturazione soltanto adesso, ma esiste già da qualche anno e ruota, diciamo, a dei valori molto importanti che sono comunque sempre amore, amicizia, ma soprattutto il legame familiare, che assume appunto un'accezione importante all'interno del libro e anche abbastanza centrale. Tu lo sai. Io lo so, sì, no, ma poi insomma... Martedì parliamo a lungo davanti a tutti i tuoi lettori che avranno mille curiosità. I tuoi protagonisti hanno sempre però, diciamo, storie, un passato travagliato, anche in questo caso. Sì. E perché senti la necessità di costruire un passato difficile? Perché forse ho sempre sentito l'esigenza comunque di trattare realtà che fossero comunque molto lontane dalla mia, di poterne... Cioè, tu sei serena, hai avuto una... Sì, sì, io sono... Cioè, no, chiedo, no? Sì, sì, però mi è sempre piaciuto appunto poter parlare appunto di realtà che magari sono altro da noi, sono lontane dalle nostre e di comunque dargli un rilievo. Senti, cos'è la storia del braccialetto che i tuoi lettori hanno? No, praticamente abbiamo fatto questa cosa per cui in vista dell'uscita del libro... e di indossare un braccialetto, quindi un elastico per capelli o qualsiasi cosa al polso destro, color viola. Che non porta benissimo nello spettacolo, ma nell'editoria è un'altra cosa, quindi eccolo qua, questo io ve lo mostro ancora una volta, Stigma, guardatelo qua, Stigma. Terzo libro di Erin Doom, attesissimo l'incontro con te. Senti, per concludere... Questo tuo battesimo, qui poi adesso ti vai a rilassare, stai tranquillo. C'è qualcosa che vuoi dire direttamente tu guardando in camera ai tuoi... Guardando in camera dove? No, in camera, quella la telecamera. Adesso, là? Quella lì. Oddio, ai tuoi lettori, a quelli che non ti hanno mai conosciuto, che ti aspettavano questa sera, ci sono migliaia di, come sai, di commenti sui social quando abbiamo annunciato la tua presenza. Io vorrei ringraziarli tantissimo per tutto il sostegno che mi hanno dato in questi anni, anche senza mai vedermi. E quindi si sono fidati di quello che io ho scritto per tanto tempo e spero di poterli finalmente ringraziare tanto. Sarà fatto. Se per caso
Noi ci vediamo martedì. Ci vediamo martedì. A Milano. Se per caso tu incontrassi, vi vede, non so, questa amica anche di Elena Ferrante, salutamela. Ah. Non so, nel senso che... Ci vediamo lì. Sì, ma tu non vivi a Gotham City, no? Non siete, cioè, siete no, mascherati, no? No, dove vivi? Dove vivo? Sì. Vivo qua. Vabbè, ragazzi, fra un'ora sappiamo tutto. Ciao Matilde. Grazie. Dove devo andare adesso? Eh? Da che parte devo andare? Adesso qua. Andiamo alla pubblicità. Erin Doom. A che tempo che fa pubblicità? E poi Maurizio Landini.